30 metri di fantasia. Lo so che hai già frainteso la cosa, già stai pensando male, ma in realtà con questa unità di misura e senza una virgola parliamo di chiaramente cose molto più fantasiose per l'appunto. 30 metri di fantasia sono quelli dell'attacco della Juventus, del campo, della parte finale del campo. Nei 100 metri di campo i primi 70 sono quelli di costruzione, dalla portiere, difesa, centrocampo, e i 30 metri sono quelli della fantasia degli attaccanti. È un concetto che ribadiva sia mister Allegri, sia mister Sarri in modo diverso sicuramente. È un concetto che Sarri non è riuscito ad esprimere al meglio, sapeva che voleva arrivare a quell'obiettivo, a quel punto, ma chiaramente la squadra non reagiva sempre nel modo corretto. Nelle ultime partite invece sta proprio succedendo questa cosa qua. Se nelle prime partite di Coppa Italia, quelle dopo il rientro appunto dal lockdown, avevamo fatto vedere una Juventus che faceva bene i 70 metri per poi fermarsi totalmente senza idee, quasi in attacco, e non sfruttando il potenziale di tre attaccanti che aveva, 3-4, poi dipende da chi tornava, ecco che nella seconda parte è riuscita. Perché è riuscita? Per due motivi. Il primo è che la fantasia di questi giocatori c'era prima e c'è anche adesso. E quindi chiaramente questi giocatori sono trovati molto più in forma, innanzitutto fisicamente, mentalmente, più convinti, più motivati, più stimolati, ma iniziano a interagire anche con loro, pur mantenendo la fantasia, come vuol dire, non limitandosi entro schemi precisi che magari sono quelli che vengono utilizzati nella costruzione del gioco. A questa cosa qua però si aggiunge una cosa, ed è quella che Sarri secondo me ha capito, che è l'utilizzo di un punto di riferimento. Cosa vuol dire un punto di riferimento? È un giocatore che si sacrifica un pochino, cede un po' alla fantasia agli altri, due, quelli più talentuosi di Bale e Ronaldo, a favore quindi degli altri due, ma cercando in qualche modo di essere di riferimento in una posizione, in un tipo di movimento, un tipo di gioco, che è appunto Bernardeschi. Se ci fate caso, l'utilizzo di Douglas Costa da titolare è stato un po' nocivo da questo punto di vista, perché Douglas Costa e Ronaldo Dybala sono tre giocatori molto più anarchici. Diciamo che Douglas Costa sa interagire anche con le altre parti del campo, rimanendo dentro i paletti precisi, però è anche vero che Douglas Costa non puoi legarlo, non puoi in nessun modo legarlo, ed ecco perché è un ottimo strumento a partita in corso. Mentre Bernardeschi, che è un giocatore di livello inferiore rispetto ai due che ho menzionato e rispetto a Douglas Costa stesso, in qualche modo interagisce con gli altri stando sempre in posizione che è più o meno quella di destra. Appunto per questo gli altri hanno sì un punto di riferimento in avanti, tutta la squadra, non solo Dybala e Ronaldo, e sono quindi più liberi, appunto per la presenza di Bernardeschi, secondo me, di fare quello che vogliono. Dybala ha fatto in queste partite di campionato tutto quello che ha voluto fare, sia in fase realizzativa, perché ha fatto diversi gol, sia in fase di creazione, di movimenti, quello che voleva. Ronaldo, che ha sempre fatto anche prima quello che voleva, ora lo sta facendo ancora una volta, ma lo sta facendo anche con dei risultati importanti. Tralasciamo la punizione, tralasciamo i rigori, però i tiri che ha fatto, la voglia di dire che ha fatto nelle ultime partite è molto più alta rispetto alle prime due capitali, in cui praticamente non era in nessun modo inquadrabile, visto che ha fatto delle partite bruttissime quelle due partite. Più ricordiamoci il gol che ha fatto, quella bomba che ha tirato contro il Genoa pochi giorni fa. Tutto ciò secondo me ha un senso, c'è la forma fisica, c'è quello che volete, ma c'è soprattutto secondo me quello che è stato il gran lavoro di Sarri, di capire come utilizzare i giocatori nei primi 70 metri, riuscire a far interagire bene i giocatori, a integrare i vari giocatori nelle posizioni, negli schemi di cui Sarri appunto è molto ben rodato su questo, perché sappiamo che Sarri è molto schematico in questo, ma ha capito anche prima, ma è riuscito a far capire anche agli altri come questa libertà, questa fantasia, questi 30 metri di fantasia vadano gestiti in modo che siano comunque utili anche alla squadra, perché ok, i 30 metri di fantasia, però al momento in cui parte palla serve anche una ricomposizione della squadra in modo che si difenda bene. Quindi ecco perché poi subentra anche l'utilizzo di Bernardeschi e anche il sacrificio che spesso fa Dybala, perché Ronaldo sicuramente è un po' meno atto al sacrificio degli altri due, ma comunque Bernardeschi, avete visto che spesso la linea è una cosa vista anche lo scorso anno, diventa un 4-4-2, Bernardeschi arretra un pochino mettendo sulla destra, con Matuidi barra Rabiot che è sulla sinistra, che si allarga un pochino per fare un 4-4-2 in fase difensiva, che poi diventa un 4-3-3, o meglio dire un 4-3 fantasia, come piace chiamare a me, appunto perché quelli davanti non danno punti di riferimento. Poi chiaramente Ronaldo prevarrà, insomma, di Ronaldo la giocata da sinistra, di Dybala da quella da destra, però in ogni caso il punto di riferimento di Bernardeschi consente a questi due qua di fare quello che vogliono. Però questa cosa qua non costa in nessun modo, e secondo me è molto coerente con quello che è il pensiero mio e anche di altri, che questa squadra serva, necessiti una prima punta, che non vuol dire un pilone che stia là fermo, vuol dire un punto di riferimento anche dinamico, ma che sia un punto di riferimento davanti, quindi non a destra e non a sinistra. Perché? Perché consente di occupare l'area. Se avete visto gli ultimi gol,
salvo pochi casi, tipo Quadrado che va avanti, fa questo, quello che ha fatto saltando, lo mitirando, ma nella maggior parte dei casi vediamo gol che vengono creati da fuori dall'area. Gli ultimi gol di Dybala lo sono così, lui prende da fuori, smarca due o tre giocatori in modo veramente bellissimo e fa gol. Ronaldo tira dalla distanza, molti tiri dalla distanza anche di Bernardeschi, di Ronaldo stesso e così via. Questo vuol dire che manca qualcuno in area, manca densità. Densità che si crea sì col fatto che siamo molto avanti, difesa alta, quindi la squadra è tutta compatta attraverso in avanti, ma in ogni caso manca un punto di riferimento che può anche essere mobile, ma che porti via sostanzialmente i difensori, cosa che non sempre Ronaldo e Dybala possono fare appunto perché partono fuori dall'area. Quindi queste due cose, quello della fantasia con un punto di riferimento, comunque sono cose che si possono mettere assieme, chiaramente integrandole assieme nel migliore dei modi. Ed è quello che sta riuscendo adesso a Sarri, che non è riuscito prima. E speriamo che continui così. Speriamo che il prossimo anno, con una punta di riferimento, questa integrazione continui e prenda un livello superiore rispetto, faccia un upgrade sostanzialmente rispetto a quello che è la situazione attuale, anche perché si parla poi di come Bernardeschi potrebbe essere in questa logica sacrificato a favore di un attaccante. Poi si parla di Milik, ma questo lo vedremo un'altra volta, anche perché in realtà non c'è nulla di certo, anche se è verosimile come cosa. Aspetto i vostri commenti qui sotto per questa tematica sui 30 metri di fantasia e sul fatto di questo punto di riferimento d'attacco che potrebbe essere, che è utile adesso così come è fatto, ma che potrebbe essere ancora più migliorabile. Forza di come sempre, alla prossima, ciao. Siamo sempre qua.